apparentemente facile sulla carta, invece... Bah, non direi proprio facile perché qua sappiamo che il campo è piccolissimo, noi siamo abituati al nostro, siamo una squadra che gioca a pallaterra, qui direi che è abbastanza molto difficile, abbastanza impossibile direi, quindi questo di sicuro non ci favorisce. Peccato perché quest'anno ci siamo rispetto all'anno scorso che ci siamo salvati alla penultima, quest'anno ci crediamo tutti per combattere fino all'ultimo, fino all'ultima giornata. Siamo alla settima, ottava partita, adesso non mi ricordo, la prima sconfitta di quest'anno, se consideriamo anche il campionato dell'anno scorso, non perdiamo da 14 partite, quindi vabbè, peccato. Poche occasioni e tanta fatica nel ricostruire proprio l'azione, esatto, come mai? Esatto, di sicuro, ripeto, il campo non favorisce costruire le azioni, palla a terra e quant'altro. Poi oggi diciamo che tutta la squadra non era molto in giornata, poca cattiveria. Vabbè, la prendiamo di lezione. Adesso si ricomincia domenica prossima in casa con San Giorgio Olimbiate, altro bellissimo match e vediamo, si ricomincia. Esatto, da dove deve ripartire il Blesso per aspirare o comunque rimanere nella parte alta della classifica? Ah, di sicuro oggi secondo me è mancato più di tutto la cattiveria, quindi bisogna ricompattarsi, non bisogna perdere le staffe quando si perde, perché noi non abbiamo il fenomeno della situazione, la nostra punto di forza è il gruppo, quindi se perdiamo lucidità, se perdiamo appunto spirito di gruppo durante i 40 minuti, poi perdiamo la gara come è successo questa volta. Quindi la nostra forza è il gruppo e deve rimanere questo, e adesso avanti così.